Quando si produce un programma sul lavoro e quindi si cerca di indirizzare anche le scelte dei ragazzi, di suggerire, è facile che dovendo ospitare qualcuno si scelga una figura che possa ispirare, quindi si scelgono imprenditori visionari, manager di successo, sportivi, attori, cantanti, però a noi piace anche pensare che aiutare i ragazzi a scegliere il proprio futuro significa anche spiegargli che devono trovare una loro strada e seguirla a prescindere, per quanto possa sembrare strana, per quanto possa sembrare visionaria. È per questo che per me è un piacere, un onore avere l'ospite di oggi e che lui abbia accettato il nostro invito, perché da ragazzino l'ho conosciuto come un alpinista, quello che anche a 10 gradi sotto zero girava con lo smanicato, infatti mi sono sempre domandato come facesse. Più avanti ho scoperto lo scrittore che vinceva alcuni dei premi più importanti di questo paese e neanche se ne curava troppo. Più grande ho scoperto lo scultore. Io che lavoro faccio esattamente Mauro Corona, non è che l'ho mai capito, però per me è un piacere vero averlo qua, è davvero. Ma sono i cancelli, eh? Se magari ci diamo subito del tu così accorciamo. Ma sì, diamoci del tu, insomma, fra retri dobbiamo, insomma. Sì, che tu ci hai detto. E questo mi ha portato alla tua prima frase, quella sul posto fisso. Sul fatto che il posto fisso, dover fare tanti soldi, in realtà è una stupidaggine, è una cosa che ci viene imposta da questo modello di società. È questo veramente, cioè il posto fisso in realtà è un problema più che una risorsa. E il problema qual è? In pratica, qual è il problema? Io mi chiamo intanto Corona, perché ovviamente sono del rettile, sono proprio un'invenzione proprio del rettile, che il rettile ha pensato, senti, dobbiamo creare uno di noi che shapeshifta, che cambia, diciamo, che si trasforma in un essere umano, da un bel boscaiolo. È inutile che lei sa benissimo che è così che funziona. La pecora praticamente non sente quello che sto dicendo, che è completamente pro sistema. Ma sì, sì, ci vuole preparazione per questa cosa. Infatti ho studiato un po' come parla un boscaiolo, segaiolo, diciamo, delle Alpi, qui un occhio, vediamo la foto, e mi è stato imposto di mettermi questa mutanda in testa, così, di avere questi capelli, ma in realtà sono tutti finti, ragazzi, io in realtà io sono come Morris una volta tolto tutta questa parrucca qua che mi porta addosso. E però sappiamo che con la pecora funziona, perché la pecora vede che io, diciamo, sembro un boscaiolo, diciamo, c'era un cacciatore, uno di quelli veramente, uno che veramente ha sofferto la vita, sì, è così, la pecora funziona così, e non capisce che gli sto dicendo tutte cose che, diciamo, non sono proprio a favore della pecora, diciamo, cos'è questo numero qua? Quando inizio un libro, non so mai dove finirà, altrimenti sai che noia. La frase letteraria non era proprio che noia, ma diciamo che io l'ho un po' edulcorata. Ma guardi, quando inizio un libro, ma io i miei libri, ragazzi, una volta che è stata venduta la mia immagine con carta bianca lì, ma poi è facile farmi vendere qualsiasi cosa, lì dentro ci sono scritte tutte troiate, no, in realtà non ci sono scritte troiate, ci sono tutte cose, diciamo, pro nuovo ordine mondiale, insomma, perché i tempi stanno cambiando, le pecore vanno programmate in un altro modo, e però se glielo dico io con questa faccia da segaiolo, la pecora ovviamente che non sta lì. La pecora, ragazzi, dobbiamo sapere che ragiona, cioè, è inutile che mi interrompa, ragiona semplicemente con le emozioni. E ecco, è così, ragazzi, è inutile che mi... è così che funziona la pecora, purtroppo. Ecco, sì, vabbè, lei lo so che adesso deve fare la faccia di quello che è stupito, ma in realtà, insomma, capiamo, insomma, com'è fatta la pecora, no? La pecora ha ancora quest'idea. Io ho definito la pecora. Parli di treni d'oro, cioè se ti posso chiedere un'occasione che dici volendo, ma vorrebbe cambiare. Ma guarda, io stavo cercando di finire il discorso, ma è lei. Facciamo finire. Allora, faccia finire. Allora, le stavo dicendo che io smetterei di chiamarle pecore queste. No, oh, è inutile che ride, non possiamo chiamarle pecore, secondo me dobbiamo chiamarle luci da cazzo. Mi ha colpito. Il problema è che molti giovani non sanno che cos'è che gli piace, e questo perché la famiglia e non la scuola non è capace di intuire quali sono le tendenze dei figli. Appunto, è quello che sto cercando di dire, no? Che siccome a noi rettili, diciamo, il cazzo ormai
ce l'hanno lucidato per bene le pecore, ce l'hanno succhiato, leccato il culo, c'è dei soldi, dice, dei sì, noi gli diamo i soldi e loro ci lucidano il pisello per bene, no? Però a un certo punto i loro genitori, diciamo, di questi giovani di oggi, ce l'hanno lucidato talmente bene questo caso, ma proprio in una maniera proprio che non, cioè non ci è rimasto più niente ormai, a forza di lucidarle e leccarci il culo ormai, questa pecora. Però questi genitori oggi si augurano per i loro figli di fare i lucidacazzi anche loro, diciamo, di fare questi lavori inutili, senza senso, che abbiano quindi questo posto fisso dove praticamente anche loro possono lucidare i cazzi. Cambiare idea. Ma no, non si riesce a fargli cambiare idea, perché noi ovviamente abbiamo messo questa pressione sociale per cui chi non lucida cazzi è visto come veramente uno da odiare. Vivere è come scolpire, è togliere per apprezzare. Esattamente, dobbiamo... deve capire perché, ma adesso glielo spiega. Noi dobbiamo far capire a questa pecora che ormai i tempi d'oro sono finiti, ci hanno lucidato il cazzo, eccetera, eccetera, e l'hanno succhiato per bene, ma adesso arrivano i tempi difficili, e quindi dobbiamo far capire alle pecore che no, basta, ce l'avete frantumato il cazzo ormai a forza di leccarlo, cioè, era grosso così prima il cazzo, adesso è diventato piccolo così a forza di leccarcelo, basta, ci avete leccato il cazzo in tutti i modi, non ce la facciamo più, e quindi... quello di cui non hai bisogno, esattamente, non hai bisogno, a te ti serve un posto dove una macchina, tutte queste cose sono inutili, ma dobbiamo essere un po' più, ma è inutile che ride, dobbiamo cercare di far capire, ma è così, è inutile, ma pecora, dobbiamo levargli tutto le mutande, tutto, e lei gli deve piacere questo, lo deve vedere come una benedizione. Dalla vetta non si va da nessuna parte, si può solo scendere. Esattamente, diciamo, c'è stata la vetta per la pecora, ragazzi, è stata i tempi d'oro quando c'era il lavoro, eccetera, eccetera, e la pecora, diciamo, era contenta. Sì, loro, per questo io dico non dobbiamo più chiamarle pecora, ma lucida cazzi, ragazzi. Per questo, loro lucidavano cazzi, stavano lì 8 ore, obbedire al calculi, ovviamente, ed erano contente, ragazzi, ma perché questa è la loro natura, lucidare cazzi, quindi. E adesso che, diciamo, hanno raggiunto questa vetta, vorrebbero stare lì nella vetta, ma una volta che arrivi nella vetta, cazzo, bisogna anche scendere, perché, eccolo, vedi, la pecora qua, sono d'accordo. Mi piace tantissimo questa cosa, io, cioè, di ospiti ne abbiamo tanti, sei l'unico che abbia visto guardare più i ragazzi che non verso di me. Perché sono pecora. Avete qualcosa da chiedergli? Io vorrei chiederle, ma lei nel suo essere così particolare, come si è trovato di fronte, non so, alla società che lei tanto dice di dover... Ecco, per dire, questa pecora qua mi dice che io sono particolare. Ragazzi, basta una parrucca, un'immagine un po' così trasandata, e la pecora non sentono quello che gli sto dicendo, ragazzi, assolutamente. Basta poco, ragazzi, io non so veramente come dirvelo. Qui abbiamo a che fare con degli animali. Animali, purtroppo, sì, loro riescono a comunicare, hanno un linguaggio come noi rettili, ma il cervello non ce l'hanno, purtroppo. Guarda come sono tutte ipnotizzate dalla mia immagine, non capisco che questo è uno studio che costa miliardi e fare questi, tutta questa cosa, come trasmetterlo per... comunque dovete capire che dovete crepare, ci avete lucidato il cazzo per bene e adesso basta, avete capito? I vostri genitori ce l'hanno stralucidato, ma basta, non ci è rimasto più niente. Ma piuttosto parliamo della mia amore per le macchine. Come sapete, la mia macchina preferita è la Audi. Capita sempre più spesso una cosa che prima non capitava: gente di 50, 55, 60 anni che all'improvviso, dopo una vita spesa in un'azienda, si ritrova senza lavoro, una cosa che 10 anni fa non accadeva così spesso. Come si fa poi, no, a rialzarsi dal divano, a trovare nuovi stimoli, ad andare avanti, a reinventarsi una vita quando tu eri convinto di averla fatta e di essere pronto a riposarti? E questi qua vogliono continuare a lucidare cazzi per sempre, fino alla fine dei tempi. Il problema è che io,
Infatti con la mia R8, che ricordiamo che è un'auto realizzata sulla base della Lamborghini Huracan, ne riprende tutta la meccanica, poi tra l'altro con motore V10, cambio doppio frizione a trazione integrale permanente. Quindi io con questa macchina ho messo giù due pecore che stavano attraversando lì alle strisce, praticamente, ma una di loro, poi quest'altra, l'amica, diciamo, era sulla ventina, diciamo, è venuta lì, mi ha fatto: ma cosa ha fatto lei alla mia amica? Non si vergogna? Venga qua. Io mi sono shapeshiftato subito in questo bosco nero che vedi qua, era un rettile, e me la sono messa lì dentro, ho detto: cosa dicevi tu di me? Perché dice, la pecora si è aperto le cosce, ho detto: ah, grazie. È sempre ispirante, è sempre incredibile sentirti parlare.